Bentrovati a tutti. Anche questa settimana sono successe veramente moltissime cose estremamente importanti, quindi la nostra rubrica di approfondimento settimanale sarà particolarmente densa. Allora, mettetevi comodi che si comincia. Io sono Arnaldo Vitangeli e questo è 7+. Naturalmente non possiamo che iniziare con l'avvenimento più importante della settimana e dell'anno e probabilmente anche del decennio, ossia la firma ad Aquisgrana del patto d'acciaio tra Francia e Germania, un accordo che prevede una strettissima collaborazione in ambito non solamente economico, ma anche politico e militare, in pratica l'embrione della nascita di un nuovo superstato. L'accordo prevede, tra l'altro, l'impegno alla reciproca difesa in qualunque caso di attacco di qualunque genere, non soltanto militare, ma anche terroristico o strategico, la comune politica per quello che riguarda la vendita delle armi a paesi terzi, quindi Parigi e Berlino si impegnano a vendere a altri paesi sistemi di armamento solamente in maniera coordinata. E l'impegno per far ottenere alla Germania un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU dove già siede la Francia. Si tratta di un evento di importanza epocale perché di fatto crea un nuovo attore sulla scena internazionale che è da un punto di vista economico e da un punto di vista militare un gigante. Se si somma il PIL dei due paesi, si arriva alla terza potenza economica e oltre a questo parliamo di un soggetto che dispone già di un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha una forte penetrazione in continenti come quello africano, dove ci sono le ex colonie della Francia. Tra parentesi, anche la questione africana viene trattata nell'accordo e le due potenze si impegnano a agire in Africa di concerto, quindi anche per tutto quello che riguarda i flussi migratori, eccetera. Il paese che nasce poi, la Framania o Crocolandia, come l'ha definita Matteo Brandi in una sua divertentissima illustrazione, ha anche l'arma atomica, perché Parigi, a differenza di Berlino, ha anche la potenza nucleare, anche una potenza nucleare. Ci sono moltissime questioni da trattare riguardo a questo evento importantissimo. Innanzitutto segna la fine dell'Europa per come la conosciamo. L'Europa infatti nasce come progetto di unificazione, inizialmente politica, poi di fatto esclusivamente economica, tra una serie di stati in una condizione di sostanziale parità per garantire la pace, la democrazia e il progresso economico e sociale all'interno di questa vasta area comune. Progresso economico e sociale non c'è stato, c'è stato il contrario, non è esistita nessuna unione politica e l'unione economica ha consistito esclusivamente nell'imposizione da parte di tecnocrazie non elette di regole neoliberiste. Fatto sta che i singoli stati, almeno da un punto di vista formale, avevano pari dignità, cioè ognuno contribuiva in base alla propria popolazione ad eleggere il Parlamento europeo, che non contava nulla perché le decisioni le prende la Commissione, ma comunque sia, da un punto di vista strettamente formale, era un'unione di stati paritari. La nascita di questo nuovo soggetto geopolitico cambia radicalmente le carte in tavola, perché l'asse Parigi-Berlino di fatto ha sempre dominato l'Europa, ma in maniera informale. Ora, con la nascita di questo embrione di nuovo Stato, due paesi europei dell'Unione Europea di fatto operano una sorta di fusione in maniera del tutto indipendente da tutti gli altri Stati che non vengono nemmeno consultati, creando quello che inevitabilmente non può che essere, perdurando l'Unione Europea che noi conosciamo, lo Stato di gran lunga egemone, cioè la Framania diventa lo Stato dominante non solamente da un punto di vista pratico, ma anche diciamo così, de iure dell'Europa, mentre gli altri stati fanno da contorno o diciamo così da satellite. Un po' quello che succede nell'America del Nord, nell'America Latina con gli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti sono la superpotenza, gli altri sono satelliti che fanno ciò che gli Stati Uniti ordinano.
considerazioni su questa firma. La prima è che ancora una volta avviene in totale assenza di un processo democratico. A impegnare i due paesi in un'alleanza non più scindibile e di portata enorme sono infatti da un lato la cancelliera Merkel, che ormai alla fine della sua carriera politica e che guida un governo di coalizione che molto probabilmente non esisterà più nella prossima legislatura e che è stato già duramente punito dagli elettori nelle elezioni locali. Dall'altro lato c'è Emmanuel Macron, che è il presidente francese con il minor gradimento nella storia di Francia, che secondo i sondaggi ha la fiducia del 20% dell'elettorato e che è praticamente non una zoppa, come si dice, dei presidenti americani, è proprio una morta e già cucinata. In assenza di anche solo accenni nei rispettivi programmi con i quali si sono presentati alle elezioni di una così epocale trasformazione dei propri sistemi nazionali, hanno deciso in maniera assolutamente autonoma, senza consultare il proprio elettorato, senza indire nessun tipo di referendum, e senza essere neppure di fatto dei leader che possono contare su un forte sostegno elettorale. Lo hanno fatto comunque. L'altro elemento è che sicuramente l'Italia, da un lato, è danneggiata da questo elemento. Da un lato però potrebbe avere un ulteriore vantaggio, perché il mondo diventa sempre più multipolare. La scelta di Francia e Germania di unirsi dipende proprio da questo. Il modello in cui l'Occidente era prima dominato dagli Stati Uniti in un contesto di blocchi separati, da una parte l'Occidente e dall'altra parte il mondo comunista. E successivamente c'è stata la lunga fase, lunga per modo di dire, insomma un ventennio circa, di unipolarismo americano in cui gli Stati Uniti da soli decidevano per tutto il mondo. Adesso siamo in una fase di multipolarismo perché ci sono gli Stati Uniti, già è emersa la Russia, è riemersa la Russia ed è la Cina è diventata una potenza globale di straordinaria grandezza, stanno emergendo paesi come l'India, eccetera. E in questo contesto, in un momento in cui l'Unione Politica Europea, che non c'è mai stata, si dimostra sempre più non una strada percorribile, soprattutto per l'opposizione dei popoli a questa Unione che è stata fatta in maniera antidemocratica ed esclusivamente per imporre una politica economica completamente sbagliata. La nascita di un grande Stato all'interno dell'Europa, di una potenza globale all'interno dell'Europa, pone l'Italia in un certo senso di nuovo ad essere per molti aspetti un ago della bilancia, perché è un paese che ha una posizione strategica, è un paese che ha una dimensione demografica ed economica medio-grande e quindi verrà corteggiata, come avviene, un po' da tutti, cioè dagli Stati Uniti, dalla Russia e in particolare dagli USA perché tutto sommato questa unione tra Francia e Germania avviene proprio per avere un contraltare rispetto alla politica americana ormai sempre più lontana dagli interessi europei. È ovvio che il nuovo soggetto franco-tedesco punti a dominare l'Italia e gli altri paesi del Mediterraneo, a considerarli come proprie colonie, ma è altrettanto ovvio che le altre potenze globali invece cercheranno in tutti i modi di indebolire questo nuovo soggetto appoggiando gli stati europei che gli si contrappongono da un punto di vista geopolitico, in primo luogo evidentemente l'Italia. Quindi un governo che abbia a cuore l'interesse nazionale ha notevoli carte da giocare. In questo senso l'Italia torna ad avere un ruolo per certi aspetti simili a quello che aveva durante la Guerra Fredda, e non a caso proprio in quel periodo ci è stato consentito la fase di maggiore crescita economica e di maggiore libertà a livello di politica estera, perché svolge il ruolo in qualche modo di ago della bilancia in un mondo sempre più multipolare in cui le alleanze diventano sempre più indispensabili per portare l'acqua al proprio mulino. Le reazioni della classe politica italiana a questo fatto nuovo e straordinariamente importante vanno dal totale attacco di Giorgia Meloni,
che sostiene che questo patto sia di fatto un atto di guerra contro l'Italia, al versante opposto dove le forze del PD e dei suoi alleati non perdono occasione per attaccare il governo sostenendo che l'Italia si sia isolata, mentre invece il resto dell'Europa continua il processo di unione e di rafforzamento dell'Unione. Ovviamente è falso, perché innanzitutto un fatto come quello di Aquisgrana non viene programmato e attuato nell'arco di pochi mesi a seguito della vittoria di un governo in Italia. È un processo che dura anni, noi siamo arrivati alla fine di un processo che è durato anni. In secondo luogo, quindi non ha nulla a che fare con quello che è successo negli ultimi mesi nella politica interna italiana. In secondo luogo, non è solamente l'Italia ad essere stata tenuta fuori dalla porta da questo patto, lo stesso vale per la Spagna, dove c'è un governo socialista, per la Grecia, su cui stendiamo un velo pietoso, visto che la Germania l'ha praticamente rasa al suolo, anche per paesi tradizionalmente amici e alleati sia della Francia che della Germania, come l'Olanda e tutti gli altri. In pratica, francesi e tedeschi hanno fatto da soli, senza consultare nessun altro, a prescindere che avesse dei governi populisti, dei governi sovranisti o dei governi europeisti. Passiamo al Venezuela, che si trova praticamente al limite di una guerra civile. Guaidó, il capo dell'opposizione al presidente Maduro, che controlla il Parlamento del Venezuela, si è autoproclamato presidente, invitando il presidente Maduro ad abbandonare il potere, offrendogli in cambio un salvacondotto e una sorta di amnistia. Maduro ovviamente ha rifiutato, ha fatto appello al popolo, perché il golpe dell'opposizione non riesca. Gli Stati Uniti, e alcuni paesi sudamericani, tra cui il Brasile, hanno immediatamente riconosciuto Guaidó come presidente legittimo del Venezuela, nonostante si sia autoproclamato in assenza di qualsiasi elezione. Viceversa, la Cina, la Russia, la Turchia e altri paesi sudamericani hanno invece detto che il presidente legittimo è Maduro. Ci sono stati scontri in piazza e una quantità di morti che viene indicata in 14 o 16. È una situazione davvero complicata e davvero grave. Il Venezuela rischia di scivolare in un'autentica guerra civile. Cerchiamo di capire il perché. Innanzitutto, su questo argomento, uno dei pezzi più obiettivi e più equidistanti lo ha postato su Pandora TV Giulietto Chiesa, vi invito a vederlo e vi lascio il link in descrizione, che descrive in buona sostanza quello che è successo nel Venezuela, dove dopo la morte del leader socialista amatissimo dal popolo Chavez, con le successive elezioni il suo delfino Maduro ha vinto ed è andato al governo. L'opposizione degli Stati Uniti alla nuova politica del Venezuela è sempre stata fortissima. Hanno tentato, quando c'era Chavez, in diversi modi di risarcionarlo dal potere anche attraverso operazioni militari, senza mai riuscirci. Ha fatto politiche sociali estremamente di sinistra, ha tolto dalla povertà una grossa fetta del popolo venezuelano che, nonostante il Venezuela sia uno dei maggiori produttori di petrolio a livello globale, detenga le maggiori riserve in assoluto del mondo di oro nero, la grandissima parte della popolazione viveva e vive ancora oggi nella miseria. Con l'elezione di Maduro, però, che non ha né il carisma né le capacità del suo predecessore Chavez, il governo americano e i suoi alleati hanno iniziato una politica, hanno continuato e rafforzato la politica di blocco, vero e proprio blocco economico del Venezuela, che ha causato una fortissima crisi economica, finanziaria e di conseguenza sociale, erodendo buona parte della popolarità di Maduro. Quindi nelle elezioni per il Parlamento, che sono cosa diversa come negli Stati Uniti, dove il presidente è Trump, il Congresso e la Camera vengono votati e possono avere maggioranze diverse, in Venezuela è stata l'opposizione filo occidentale a vincere, ma non ha vinto l'elezione presidenziale, quindi da un punto di vista strettamente giuridico il presidente rimane in carica, come è successo per esempio con Obama o con molti altri presidenti americani. Questo però conta poco, nel senso che
in certe situazioni è la forza che conta molto di più del diritto e gli Stati Uniti sono determinati a portare a un cambiamento di regime nel Venezuela e è facile che possano portare avanti questo loro obiettivo utilizzando un'opposizione che guadagna forza dalla crisi sociale che di fatto le sanzioni e il blocco economico voluto dagli Stati Uniti hanno causato. Quindi come giustamente fa osservare Giulietto Chiesa, si tratta di una politica di entrata a gamba tesa nella sovranità di un altro Stato, ossia siccome in uno Stato vince una forza politica, un governo che agli Stati Uniti non vanno bene, questi applicano una serie di sanzioni paralizzanti, creando una gravissima situazione di crisi economica, rafforzando da un punto di vista finanziario e da un punto di vista mediatico l'opposizione, in modo da creare quei disordini e quella situazione di caos che permetta all'opposizione di andare al governo con o senza le elezioni. Non è molto dissimile da quello che hanno tentato di fare in Siria con Bashar al-Assad. Sembrerebbe che i militari, l'esercito, sia dalla parte di Maduro. La popolazione probabilmente è divisa a metà, è molto complicata, è molto difficile stabilire quale delle due parti abbia maggior sostegno da parte della popolazione. L'unico modo sarebbero le regolari elezioni nel momento in cui terminasse il mandato di Maduro, ma non sembra che si arriverà ad aspettare così tanto. Un'operazione militare da parte degli USA o degli alleati americani sembra essere un'opzione molto poco probabile. È molto più probabile che si utilizzi questa situazione o per portare il Venezuela a uno stato di scontro e quindi per portare una guerra civile in cui chiaramente chi dovesse prevalere militarmente avrà la gestione del potere, o viceversa, se i militari dovessero risultare, come sembra, fedeli al presidente eletto Maduro, è probabile che gli Stati Uniti utilizzino questa situazione per bloccare ulteriormente i commerci del Venezuela, aggravare la situazione di crisi economica e quindi rendere sempre più impopolare il governo di Maduro in attesa di un rovesciamento militare o di un rovesciamento popolare. Spiace dirlo, anche in questo caso Matteo Salvini, il nostro vice premier, ha perso un'occasione per stare zitto, nel senso che ha preso posizione in maniera nettissima e tranciante per il presidente non eletto, l'autoproclamato Guaidó, sostenendo che Maduro debba andarsene e non si capisce su che base debbano essere gli Stati Uniti d'America o il ministro degli interni italiano a dire chi deve governare il Venezuela quando non ci sono state elezioni e quando ad averle vinte quelle scorse è stato Maduro. L'ansia di apparire ultra filoamericano da parte di Salvini lo porta spesso a dire cose che sono sbagliate nella forma e nella sostanza. E sarebbe il caso che chi chiede a gran voce, giustamente, il rispetto della sovranità italiana e della sua indipendenza sia come minimo orientato a fare altrettanto con la sovranità degli altri stati. E sempre parlando di guerra, quella che diplomatica che sta opponendo l'Italia alla Francia continua ad ampliarsi. Abbiamo parlato la settimana scorsa della questione del franco CFA, il franco delle colonie, che ha tenuto banco in questi giorni e che ha portato un peggioramento ulteriore delle relazioni tra Roma e Parigi, che non sono mai state così tese. Nella puntata scorsa, parlando appunto del franco CFA, avevo citato la nostra rivista, ovviamente che ne aveva parlato nel numero luglio-settembre, e la Meloni che aveva fatto un video virale in cui appunto denunciava questa moneta coloniale. Ho dimenticato il più importante di tutti, ossia BioBlu, che aveva trattato per primo e meglio degli altri questo tema. Oltretutto l'aveva fatto con una strepitosa intervista che aveva fatto proprio un mio amico Eugenio Miccoli a Conaré. Oltretutto con Eugenio a breve inizieremo anche dei progetti comuni, quindi una gaffe clamorosa. Mi scuso con l'amico Eugenio, vi metto sempre in descrizione sia l'intervista a Conaré che il nuovo pezzo in cui lo stesso Conaré è tornato sulla questione del franco CFA e sono entrambi video strepitosi che meritano la pena di essere visti. Come
Concludiamo con un altro fatto che ha tenuto banco per poco tempo e poi è stato ovviamente surclassato da questi eventi di portata così grande da un punto di vista economico e geopolitico. Però è un fatto interessante. C'è stata una polemica furiosa per un tweet di Elio Iannutti. C'è stata una polemica furiosa per un tweet di Elio Lannutti, un senatore del Movimento 5 Stelle, nonché ex presidente di un'associazione che difende i consumatori. È un personaggio molto noto, anche in passato noi lo abbiamo intervistato, è stato ospite della Finanza, ed è un personaggio in un certo senso discusso perché ha sempre attaccato in maniera molto chiara e anche molto coraggiosa al sistema finanziario. Che cosa è successo? Lannutti ha postato un riferimento sul tema finanziario, sul dominio della finanza, dei protocolli dei savi di Sion. Cosa sono i protocolli dei savi di Sion? Un falso. Sono in sostanza un testo inventato, creato dalla polizia dello zar, la polizia segreta dello zar in funzione antisemita, in cui si millanta un colloquio, delle discussioni tra alcuni importanti esponenti dell'ebraismo che portano avanti un progetto per la conquista e il dominio del mondo attraverso l'utilizzo della finanza, attraverso la divisione degli stati e diciamo, il cercare di mettere i vari stati uno contro l'altro e una serie di altri stratagemmi che avrebbero dovuto portare appunto al dominio di un'oligarchia ebraica finanziaria su tutto il mondo. Lo ripetiamo, il testo è falso, però è almeno un secolo che torna sempre di moda. Perché? Perché nonostante il testo non sia vero, ha degli elementi di verosimiglianza. È un argomento estremamente delicato che va trattato in maniera altrettanto delicata, perché i rischi sono enormi. Lannutti è stato travolto da una serie di attacchi violentissimi. C'è da stupirsi del fatto che lui sia stato così ingenuo a offrire il fianco a questi attacchi. Va però detto una cosa, nonostante appunto il testo in sé sia falso, gli elementi di verosimiglianza, cioè gli elementi di concreta applicazione di questi fatti, sono abbastanza numerosi, nel senso che la popolazione ebraica, pur essendo assolutamente minoritaria nei vari paesi, molto spesso ha posizioni di straordinaria importanza, soprattutto nel settore finanziario, nel settore mediatico e in altri settori chiave. È un tema di cui è tabù, è vietato parlare, ma in un certo senso questo è un po' un paradosso, perché noi viviamo in un mondo, in un Occidente, in cui tutte le varie minoranze, tutte le varie categorie vengono in qualche misura misurate affinché ci sia una divisione, diciamo, equanime dei posti di potere. Pensate alle quote rosa. Si dice che la popolazione femminile è la metà della popolazione dei vari stati, ma non ha la metà dei posti di potere nella politica, nei consigli di amministrazione, nei media, eccetera. Quindi noi dobbiamo favorire l'ingresso delle donne nei posti di potere. Oppure pensiamo agli Stati Uniti, dove la popolazione africana, che rappresenta un 20-25% della popolazione totale, è invece una minoranza nei posti di potere. Quindi si tenta di fare in modo che sia spianata la strada con alcune appunto quote, facilitazioni, eccetera, verso l'arrivo nei posti di potere di questa fetta della popolazione. In questo senso, il fatto che una popolazione che invece rappresenta un'esigua minoranza sia così sovrarappresentata nei posti di potere dovrebbe essere qualcosa che ci interroga, di cui parlare, anche se chiaramente il rischio di finire per fare discorsi antisemiti è forte. Però dall'altro lato il fatto di creare un tabù per cui non si debba assolutamente parlare della presenza
questa specifica minoranza all'interno dei posti di potere, mentre lo si può fare con gli ispanici, con gli africani, con le donne, eccetera, non fa altro che portare acqua al mulino di quanti sostengono che effettivamente ci sia un complotto e che gli ebrei effettivamente controllino tutto quanto e dominino tutto il mondo. Ci sarebbero ancora altri fatti di cui parlare, ma siamo già in ritardo, non voglio annoiarvi più di tanto, quindi per questa settimana è tutto e io vi auguro un buon weekend. Se il video ti è piaciuto e pensi che l'informazione libera sia indispensabile, sostienici e aiutaci a crescere. Nella descrizione sotto il video troverai tutti i riferimenti per dare il tuo contributo.